Continua l'ottimo momento dell'ACF Lucchese femminile del presidente Chiocchetti nel campionato di Serie B nazionale. Dopo aver vinto due gare in trasferta, è arrivata a porcare un'altra perentoria affermazione nel derby contro il Pisa, chiuso sul 2-0. La partita, molto sentita da entrambe le formazioni, è sempre stata nelle mani delle ragazze guidate da Maurizio Corti, che sono passate in vantaggio con Nadia Biancalana al 14° del primo tempo. Su rigore di Valentina Bengasi, il punto della sicurezza, quando mancavano pochi minuti al termine della partita. Salgono così a 10 punti collezionati dalla Lucchese nelle ultime 4 gare. Dopo le feste, le ragazze dell'ACF torneranno in campo il 7 gennaio con l'ultima partita del girone di andata a Genova contro il Molassana. Ma è andato bene, oltre ogni. Cioè, sapevo che la partita era difficile, perché il derby è sempre il derby. Poi si conoscono giocatori che sapevo che avrebbero dato tutto da ogni parte. Diciamo, sono contento perché comunque hanno offerto una bella prestazione, hanno dato il massimo che potevano dare. Direi che il risultato poteva essere anche un po' più ampio, ma comunque va bene così, sono contento. Mi dispiace per l'espulsione perché c'è stato da parte del commissario di gara e poi anche del Segnaline, ogni volta che si diceva anche una cosa ingenua, tranquilla tra di noi, venivano a intimidirci di stare zitti, non parlare, anche semplicemente nelle piccole cose. Mister, allora questi quattro risultati consecutivi positivi? Quattro risultati perché la squadra è più tranquilla perché la squadra è sicura dei suoi mezzi e hanno cominciato a giocare la palla, sono fiduciosi, gli attaccanti fanno cose. Poi insomma, quando le cose funzionano bene, poi dopo tutto diventa più semplice. Però ecco, fa piacere, sono contento perché insomma, sono entrato in una situazione abbastanza difficile dove eravamo con tanti infortunati squalificati, invece ora che hanno recuperato quasi tutti, vedo che i risultati ci sono. E bene, vuol dire che ci abbiamo un bel proseguo davanti.